ごめんなさい。<noise> Ben ritrovati, un saluto a voi tutti, appuntamento con l'editoriale in questo mercoledì 13 febbraio. Naturalmente potrebbe succedere che siate sintonizzati quando va in onda la replica di questo MIG Notizie. Ci sono le diverse fasce orarie, quindi abbiamo quella delle 13, delle 14.25, 16.30, 19.30, 22, ma... Oltre a queste canoniche, quelle che sono state individuate quando si è deciso a che ora trasmettere il Mike Notizie, vi sono tante altre fasce orarie in cui trasmettiamo le informazioni di Telemike. Come è possibile seguirla anche sul nostro sito www.telemike.com nella sezione Mike Notizie su YouTube. Insomma, Cerchiamo di portare a voi tutti quella che è l'informazione locale, quella che riguarda il nostro territorio e comunque anche laddove si trattano argomenti di carattere nazionale lo cerchiamo comunque di, svilupp di svilupparli in un'ottica locale. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo delle contraddizioni di chi ci governa, della politica, che è un fattore, una caratteristica che purtroppo distingue qualsiasi schieramento. Perché il problema non è legato al colore politico, agli ideali, a quei valori che muovono quella forza politica ma è insita evidentemente nel fare politica specialmente nei giorni nostri, in, queste, in questa vita in cui diventa più difficile, se non impossibile, il dialogo, l'incontrarsi, perché si usa il social e si pensa che twittando, che scrivendo sui social si sostituisca il rapporto umano che viene invece utilizzato esclusivamente, più marcatamente, a secondo dei punti di vista, nei periodi elettorali, quando bisogna poi passeggiare tra la gente per fare in modo che poi gli stessi cittadini con la loro X individuino il politico la libertà di informazione e sulla stampa eh, di oggi il titolo che cosa dicono la libertà di stampa sempre peggio in Italia ma come è mai possibile se noi abbiamo un governo del cambiamento se noi abbiamo una rappresentanza istituzionale che deve rappresentare il più possibile il basso il territorio come mai possibile che poi ci sia questa contraddizione, ci sia questa stonatura? Come mai possibile che il Consiglio d'Europa da Strasburgo, parlando di piattaforma per la sicurezza dei giornalisti, ha messo in risalto come la democrazia è in pericolo perché vi sono minacce, attacchi alla libertà di stampa in Europa? E tra i paesi che sono più minacciati, secondo la Corte, secondo il Consiglio d'Europa di Strasburgo, indovinate un po', c'è l'Italia. Ma come mai possibile? Perché dicono questo? Perché ricevono le diverse segnalazioni. Il dato qual è? Sulla base di 140 gravi violazioni segnalate alla piattaforma nel 2018, L'Italia è tra i paesi con il maggior numero di allerta. 13 allarmi riguardano la nostra nazione. Se poi noi prendiamo questo dato, che è allarmante, è certo che è allarmante, perché sappiamo bene che una democrazia che si rispetti, una libertà che si rispetti, e se si vuole rispettare la nostra Costituzione, non si deve, non si può parlare di libertà di stampa a rischio. È veramente grave e titolano alcuni giornali che l'Europa attacca i due vice premier. Perché? Perché dicono che è loro la responsabilità, perché sono loro che mettono a rischio la libertà di stampa, secondo quanto appunto dicono a Strasburgo. Ma la contraddizione non è solamente in questo, non è solamente nel fatto che si dica, che si scriva, che il titolo sulle prime pagine delle testate o comunque all'interno delle testate giornalistiche in risalto dica oggi in Italia c'è meno libertà di informazione, ma qual è la grande contraddizione che io voglio mettere in risalto? Che non solo c'è questa turbolenza, chiamiamola così, che dovrebbe riguardare le coscienze di tutti, ma non risponde alla volontà dei cittadini. Perché il garante, che cosa dice a proposito dell'informazione, che l'informazione locale conquista 8 italiani su 10, che l'informazione locale è la prediletta dall'86% degli italiani. E non lo dice un giornalista di una televisione locale, non lo dice un giornalista che scrive sulla carta stampata di una regione, ma lo dice un'autorità, lo dice il garante per le comunicazioni, lo dice quell'autorità che per intenderci non parla a vanvera, ma fa degli studi, dei monitoraggi e dai dati poi pubblica dei documenti, delle relazioni e da questa relazione appunto si evince tutto questo. E allora com'è mai possibile che da una parte ci siano dei cittadini che hanno sete? che hanno voglia, che vanno alla ricerca pasmotica dell'informazione locale, in tv, sui giornali, sui siti internet, sul, sintonizzandosi con le radio, dappertutto hanno questa voglia e seguono l'informazione locale, i fatti locali, i fatti di casa loro e d'altra parte abbiamo un governo, una politica che invece viene additata dall'Europa come una politica che mette a rischio la libertà di stampa. C'è qualche cosa che non funziona se al centro di tutto questo, come punto di riferimento, noi cerchiamo di mettere a fuoco la nostra Costituzione e quindi e soprattutto per quanto riguarda la, po la parte politica che chi ci governa viene eletto dal popolo sovrano e che dovrebbe rappresentare al meglio e che la classe politica che oggi ci governa dice che viene dal basso, ma in questo basso, in questa popolazione che loro rappresentano c'è l'86% degli italiani che preferisce, che vuole, che ha sete, che si sintonizza, che segue l'informazione locale e da allora io devo portare l'acqua al nostro mulino, non perché lo dica io, ma perché lo dice l'autorità. Il mezzo più seguito è la televisione, specialmente in Puglia. Ed è così. E a me piace questo fatto. E sì, piace perché devo mettere in risalto un'altra contraddizione di questa politica, e qual è? Che si toglie alle televisioni locali per consegnare. Parte dell'etere, una buona fetta, una frequenza dell'etere, a televisioni nazionali. Ma, insomma, contraddizione nella contraddizione: anziché valorizzare la realtà locale, anziché premiare coloro i quali danno giustizia, danno quell'informazione che il popolo sovrano, che elegge il governo che dovrebbe rappresentarlo, l'86% degli italiani, una buona fetta dei nostri pugliesi, segue l'informazione locale e che fa il governo? Col bilancio elimina un terzo della riserva delle frequenze per le realtà locali, per le televisioni locali, dando spazio ad altra televisione nazionale. È una contraddizione. Non c'è corrispondenza tra la volontà popolare, tra il popolo sovrano, tra quell'86% che viene preso a riferimento come dato statistico, come dato di rilevazione da parte del garante, da parte dell'autorità e chi rappresenta le istituzioni. Forse perché i dati non possono essere cancellati, stravolti e restano nero su bianco e altre situazioni possono diventare prettamente ideologiche e politiche. Ma nel momento in cui si va a mettere una X su una scheda elettorale, si firma un patto tra chi è stato individuato e chi ha espresso quel voto. Un patto che non può essere tradito perché nei valori della nostra Costituzione, la rappresentanza al meglio degli interessi collettivi in maniera suprema rispetto a quelli che possono essere economici, culturali, sociali, politici, ma soggettivi. E quindi se c'è un 86% degli italiani che vuole l'informazione locale, che vede le televisioni locali, che legge i giornali locali più del nazionale, perché chi ci rappresenta vuol chiudere le televisioni locali? Perché chi ci rappresenta vuol tagliare le televisioni locali? Perché chi ci rappresenta ha tolto un terzo delle frequenze riservate alle televisioni locali? Perché chi ci rappresenta in quanto politico che deve rappresentare anche l'86% degli italiani si accoda a un'indicazione che sicuramente va controcorrente rispetto alla volontà popolare di tagliare un terzo della riserva frequenziale alle televisioni locali? Perché chi ci rappresenta... Non si preoccupa, ma ritornerò continuamente su questo argomento permettetemi, non si preoccupa del fatto che voi, amiche e amici, dovrete cambiare il televisore a breve. Perché non si preoccupa, care amiche e amici, che se non cambierete il televisore dovrete comunque cambiare il decoder, perché non si preoccupa che il telespettatore, la vecchietta, il vecchietto, il giovane, chiunque sarà costretto a non vedere più quel programma sul 97, il nostro, dalla sera alla mattina cambieranno i numeri dei nostri telecomandi, perché non si preoccupa del fatto che magari non si potrà vedere più quella televisione a casa sua, perché non si preoccupa la politica che rappresenta quell'86% del popolo sovrano che non è stato ascoltato su questo fatto perché la politica è andata avanti come un treno, perché non si preoccupa del fatto che si vedranno meno programmi locali, meno programmi locali a favore del nazionale, e questo, permettetemi, io tornerò continuamente a dirlo, perché se noi dobbiamo fare informazione, dobbiamo anche spiegare a voi tutti quelle cose strane che la politica o del cambiamento o del rinnovamento, o vecchia o antiquata, comunque ci rappresenta ogni volta ci governa. Non sarà un problema di colore politico, non sarà un problema di ideali, ma è un problema di rappresentanza, perché se veramente il popolo è sovrano, se veramente chi ci rappresenta, specialmente quando dice che noi rappresentiamo il rinnovamento e la base, non potrà dire quei valori che sono rilevanti. Dovete fare quello che vuole il popolo. L'86% della popolazione vuole la realtà locale e quindi mai si sognerebbe di dire togliete un giornale locale per dare spazio a un giornale nazionale. Togliete una televisione locale per dare spazio a una televisione nazionale. Togliete ai nostri concittadini che quotidianamente hanno fatto dell'informazione locale un nostro appuntamento fisso e quotidiano, non da uno o due anni, ma da 40 anni, per dare a televisioni nazionali che mai sono esistite e solo oggi. Grazie ai soldini possono imporre con la nuova tecnologia, accaparrandosi frequenze che sono ed erano delle televisioni locali, e ritrovarsele sul vostro telecomando, ritrovarsele sul proprio televisore, senza che mai prima fossero mai esistite. Salvaguardare la storia, la cultura, le tradizioni di un popolo. Ricordare quanti valori hanno determinato la libertà, la democrazia e tra questi c'è la libertà di stampa perché non dobbiamo ricordare, dimenticare che all'epoca del fascismo e del nazismo anche i giornalisti e soprattutto i giornalisti venivano perseguitati perché dovevano stare zitti e se prendendo le mazzate. Non facevano quello che gli si diceva, passavano un brutto quarto d'ora, non so se è chiaro. E allora limitare la libertà di espressione è una cosa che ci riporta, perché è limitazione alla libertà di espressione nel momento in cui si toglie la possibilità a una televisione locale o un mezzo locale di raggiungere le vostre case, quando si fa questo ritorniamo indietro di molti anni e la nostra cultura diventa più tetra, più buia, perché evidentemente riceveremo tante notizie nazionali, tanti input nazionali, che non avranno niente a che fare con la nostra realtà locale, che senz'altro è stata salvaguardata dai piccoli e grandi gruppi che a livello regionale e locale hanno sempre dato a voi tutti l'informazione. E allora io ritorno e concludo dicendo che... La politica ci deve spiegare perché ci costringerà a cambiare il televisore o il decoder, perché stravolgerà i nostri LCN, perché saremo costretti a chiamare l'antennista, perché non vedremo più i canali, perché saranno cambiate le frequenze, perché toglieranno ai locali per dare ai nazionali. Perché? Ce lo auguriamo, almeno ad avere le risposte, se hanno il coraggio di farlo e se hanno le competenze per spiegare anche tecnicamente il perché fanno questo, visto che invece c'è ampia disponibilità per salvaguardare anche il locale. Un saluto a voi tutti.